Hai infranto le regole. Sei salita in superficie. Un uomo stava annegando, dovevo salvarlo. Deve finire questa ossessione per gli umani. Vorrei solo saperne di più. Arya, non farlo! Povera piccola, posso aiutarti? Non puoi vivere in quel mondo se non diventi umana anche tu. È davvero possibile? È quello che so fare meglio. Qualcosa di diverso. Non so bene cosa sia. Non vedi che ha le gambe, idiota! Quando accadrà, no, non lo so, ma del tuo mondo parte farò. Guarda e vedrai che il sogno mio si avrà. Tu sei una sirena, lui un umano. Questo non ne fa un nemico. Non sto bene, non sento dolore. Ho un problema, confondo il sapore delle tue lacrime con le mie. Riconosco soltanto il tuo nome, dei tuoi passi confondo il rumore mentre vai via da me. A Videotop con grande piacere diamo il benvenuto a Patrizio Santo. Ciao Patrizio. Ciao. Ciao. Non ti nascondo il piacere, ma anche un po' l'emozione, perché non ci crederai, ma è la prima volta così che posso intervistare un santo, e quindi di no, non so se di fatto, ma almeno ci provo. Almeno di nome, certo. Di nome sicuro, di fatto non so se ci riesco. Cioè, ti stai diciamo, in, come si dice in questi casi, organizzando. Ok, felici di, al di là di questa stupidaggine, giusto per creare il clima che mi sono preparato da mesi. Parliamo del tuo nuovo singolo, guarda caso, se credi nei miracoli ci sarà un motivo se uno di cognome fa sangue. Io ti dico che volevo cambiare il titolo all'inizio, però poi ho detto forse mi porterà fortuna, e ho detto va bene, la lascio. Beh, metti che mi fanno poi una statua, delle cose, sai come... Non c'è mai, di stedenti. Bravo, uno si porta avanti, come sai, a pianti simulati, anche no, quello, sai, funziona, però deve essere lacrime di sangue, cioè roba importante. Roba... mi sembra il minimo. E se credi nei miracoli è il nuovo singolo, ma abbiamo anche un album intitolato 1994, che presumibilmente questa data mi dice qualcosa. Sì, 1994 appunto è, diciamo, il mio anno di nascita. Certo. Ma gli anni, diciamo, in cui sono più legato, perché comunque gli anni in cui si è più bambini, le prime sensazioni, le prime emozioni, ancora, diciamo, il mondo ci è sconosciuto, appunto ho dedicato, diciamo, quest'album a quegli anni. Infatti, diciamo che all'interno sono racchiusi i brani che non ho scritto soltanto in questi ultimi anni, ma già da tempo, appunto, fanno proprio parte di me. Per questo 1994 ce l'ho pure tatuato qua. Ed ora vorrei chiederti se credi nei miracoli o resti appesa ai margini per non cadere. Anche se sei, come si dice, e vince dalla tua data di nascita, giovanissimo, però ti avvicini quasi ai 10 anni
di produzioni ufficiali musicali, al di là di quello che era il pre. Sì, sì, sono 10 anni, che detti così dico, tio, già sono 10 anni, non lo voglio dire, che poi voglio sembrare ancora più giovane, però sì, sono 10 anni che ho iniziato ad entrarmi proprio nel mondo discografico, e sono stati 10 anni di sofferenza. Sì, si dà sempre un vissuto importante, perché l'artista così deve soffrire. Ma poi io sono così, io sono nostalgico proprio nella vita. Non sono, sto sempre col sorriso, però tendo un po' ad essere così, un po' a chiudermi. Però dai, sono stati 10 anni comunque di soddisfazione, di collaborazioni, di avventure, mi sono divertito, spero che i prossimi 10 saranno tra meglio. Ancora di più. Se credi nei miracoli, è una canzone che avevi nel cassetto da un po', sbaglio? Sì, è una canzone che avevo nel cassetto da diversi anni, andavo alle superiori addirittura, quando ho iniziato a scriverla, ed è forse sì, quella, forse una proprio delle prime che ho scritto, una appunto delle tra virgolette più vecchie contenute nell'album. Sì, sono. Ma come mai è rimasta lì e adesso era il momento giusto per pubblicare? Non lo so. è la magia della musica, dell'ispirazione, delle cose. Sì, perché poi cerco comunque appunto diciamo di trovare un senso a tantissime cose, però dico forse il momento giusto è adesso. Comunque era una canzone già da prima più matura. Anche più maturo di come sono adesso, perché sono rimasto uguale. Però c'è stata un'involuzione di maturità. Però ho detto va bene, dai, adesso è il momento giusto, ed è uscito, cioè diciamo che è stata, forse non sono stato io a far uscire la canzone, ma è stata la canzone a decidere di essere pubblicata. Ha bustato dal cassetto e ha detto: oh, sono qua, c'è il momento. Sì. Ma ai tempi era stata scritta perché era successo qualcosa, chi eri stato a lasciare cosa, Sì, vabbè, certo, ogni canzone ha la sua storia, ha il suo vissuto. Cerco sempre di fare il tipo, però poi ovviamente sono uno di quelli che è stato sempre mollato. Beh, ma c'è tanta strada per recuperare, come si dice in questi casi, ancora da fare, visto la tua età. Per quel che riguarda invece le emozioni che danno le canzoni, e penso che sia stata anche un'emozione importante quella che hai vissuto a un certo punto, questo incrocio con Mina, cos'è successo? Sì, ho reinterpretato uno dei suoi brani contenuti nell'album Maeba. È stata una bellissima esperienza perché è piaciuta molto, è stata caricata da Mina sul suo canale, sui social, appunto è stata una bellissima soddisfazione ovviamente, anche se uno dei miei difetti in tutto quello di non rendermi mai conto al momento di quello che succede, cioè non che deve passare qualche mese, ma proprio anni, dopo me ne rendo conto. Ormai è tardi. Devi metabolizzarlo nel tempo quando ho tutto. ma ci metto troppo io. Chissà quanto così, quanta soddisfazione avrai verso i 90 anni, non posso credere. Ma meglio, almeno hai capito, mi sentirò giovane. Sei lì che ti ricordi. Meraviglioso. Beh, ma del resto può essere anche non un difetto, nel senso che il fatto di bruciare tutto, siamo in tempi che tutto scorre troppo velocemente, quello di gustare nel tempo una situazione potrebbe essere un valore aggiunto, no? Sì, questo sicuramente, poi è una cosa molto che fa parte di noi, del carattere, cioè sono uno che mi può succedere qualsiasi cosa, sono contento. Poi sono più contento di una, non lo so, di andare per esempio a una cena con i miei amici, che quando mi succede una cosa spettacolare, sì, dico cavolo bello, o forse perché diciamo che la mia mente dico ok, adesso succede questo, ma il prossimo passo qual è? Appunto, capito? Sto sempre sull'attenti e non mi godo mai niente. Ed ora vorrei chiederti se credi nei miracoli, vorresti appena ai margini per non cadere giù, ed ora vorrei chiederti se mentre sogni
grandissimo in bocca al lupo per questo 1994, no. E ci vediamo alla prossima. Assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie mille. Ciao Patrizio. Ciao, ciao. Ed ora vorrei chiederti se credi nei miracoli o resti appesa ai margini per non cadere giù. Ed ora vorrei chiederti se mentre sogni ti agiti o corri a passi stabili mentre vai via da me. Ed ora vorrei chiederti. A Videotop con grande piacere diamo il benvenuto a DJ Vale a Ciaffo, ovvero sia i Funky Godness. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Pronti per raccontare qualcosa di illegale? Possiamo farlo sta cosa o ci sono beti? O andiamo incontro a sanzioni? ci sta, essendo funky, anche se illegale, va benissimo. Una sorta di celebrazione di questo progetto che è arrivato a 10 anni, no? Esatto. Sì, 10 anni fa, infatti, ci siamo conosciuti su un palco, io e Ciaffo, facciamo due cose distinte, due cose un po' diverse. Lui era in concerto con Persiana Jones, lui è stato anche componente di Persiana Jones, io facevo, dopo mi sarei, avrei, come dire, continuato la serata con un DJ set insieme a Bunna, cantante di Africa Unite. E niente, ci siamo conosciuti lì, abbiamo avuto l'idea di montare le nostre due console sullo stesso palco e provare a giocare con le nostre console, con i brani, si sono messi a noi un po' di musicisti, la cosa ci è piaciuta al pubblico. Allora poi ci siamo rivisti, rincontrati per buttare le basi per il progetto che è nato, che è appunto Funky Goodness. È cominciata così. Diciamo che chiaramente ci accomuna, no? La passione per la black music in genere. Lui arriva dall'hip hop, io ho sempre fatto un po' black music in altre, come dire, in altre forme, nel senso prendendo un po' dalla world music, no? Proprio la musica dal mondo, musica brasiliana, musica che arriva dall'Asia, il reggae, dalla Giamaica, l'afrobeat soprattutto, e quindi è stato facile unire. C'è stato subito feeling, diciamo che le sonorità erano... ci hanno accomunato da subito, no? Poi il fatto di avere questa, io ero molto allenato, diciamo, sulla tecnica dello scratch, Vale invece un master per quanto riguarda il mixaggio, e quindi c'è stata proprio questa unione
Sì, è interessante proprio la fusione delle due situazioni. Già dalla prima, diciamo, dalla prima prova abbiamo sentito questo feeling, il groove, e alla fine proprio la cosa è andata avanti, diciamo, quasi spontaneamente, no? da subito. Avete per l'occasione coinvolto Marcello Coleman, no? Che tutti ricordano, anche ex Alma Megretti, insomma, plurinavigato pure lui. Esatto, sì, con Marcello personalmente avevo già fatto delle altre collaborazioni nell'ambito, diciamo, della musica giamaicana. Quando uscì l'album Grooving Commission c'era una traccia che era Spiritual Gangster, che a Marcello piacque molto, no? Noi durante il lockdown, tra l'altro, insomma, avevamo voglia di fare serate, ma non era possibile, abbiamo detto, ma facciamo qualcosa di nuovo. E abbiamo pensato di lavorare su una versione timbrata Funky Goodness, no? Di quel brano lì. E quel brano che a Marcello era piaciuto moltissimo, quindi quando abbiamo rifatto la base, la strumentale, l'abbiamo proposta a lui era contentissimo di interpretarla, e quando ci ha mandato il provino ci ha mandato un capolavoro a nostro avviso. Abbiamo arricchito la specie di Ciafro, insomma è diventato un pezzo nuovo, ecco, è proprio la versione Funky Goodness, quindi a noi ha fatto molto piacere creare questo, partorire questo brano, ecco, questo pezzo. I give up all that as I do come alive. Surely got something in my pocket, outlaw, but it's right. Well, I do dress the scene and on the game begin. Higher grade sends in my pocket, outlaw, but so right, yeah. Let me see now what we can do. I can move the mountains. Let me see now what we can do. Walk the streets and catch a friend. Possiamo già anticipare una data, che sarà il 1° luglio, a Milano, a Selva Viva a Milano. Sì, poi ce ne sono altre, vabbè, in Torino, qua in zona di noi ne facciamo. Come si dice in questi casi, gli aggiornamenti sono comunque sui vasti social, quindi non c'è possibilità di perdersi un appuntamento. Naturalmente un grandissimo in bocca al lupo e ci sentiamo alla prossima avventura musicale. No, ci sentiamo. Grazie mille. Grazie di tutto. Ciao ragazzi. A tutti. Ciao. Buonanotte. Signor Mortara, suo figlio Edgardo è stato battezzato. Ho l'ordine di prenderlo. Cosa? A prenderlo in che senso? Portarlo via. Voglio portarcelo via! Tutto è stato fatto in piena regola. Secondo il diritto canonico. Mi toglieranno la testa, papà. Ti faranno niente. Si può perdere tutto, ma non un'anima che Cristo ha conquistato con il suo sangue. Questo creerà nuove tensioni. Io sono il Papa. Solo a Dio devo rispondere. La storia è andata su tutti i giornali. Ha fatto il giro del mondo, è arrivata fine in America. Suo figlio non è più ebreo, signora. È cristiano. Il figlio è ebreo. Suo figlio lo libereremo quando avremo liberato Roma. Questa è la tua famiglia adesso. Bianco
sale è come il fuoco e grazie al vento che va veloce, che adesso ascolto e sento. A Videotalk con grande piacere diamo il benvenuto a Ivan Segreto. Ciao Ivan. Paolo, grazie dell'ospitalità. È un piacere immenso, è un ritrovarsi, devo dire, che si facevano due conti, mi sembra che sono passati almeno 8 anni, però non lo diciamo forte. Un pelino di più, dai. Forse qualcosa in più, stiamo così, nel limbo. Tiriamo. E del resto, sai perché si fa fatica a dare l'esatta pausa che abbiamo avuto tra un incontro e l'altro? Perché siamo uguali identici. Se fossimo invecchiati parecchio, lì c'è più facilità, no? Sì, no, stiamo invecchiando bene, se è questo che cioè, siamo tali e quali come una volta, quindi non si capisce. Sembra ieri. Ti consiglierei di far vedere ai telespettatori anche la foto di qualche anno fa, così si rendono conto. Mi dai permesso, allora vado. Perfetto. Ok, adesso non più in presenza come l'altra volta, ma ritorneremo, sono convinto. Per il momento ci accontentiamo di questo collegamento, perché mi fa molto piacere parlare di questo nuovo lavoro intitolato Paura e Pace. Il titolo, insomma, ce n'è, solo con due parole, però c'è un mondo da raccontare. La voglia di sintetizzare questi anni complessi che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo. Siamo dal Covid fino all'ingresso con questa veramente disgraziata guerra che non accenna a finire, e tutte le riverberazioni negative che sta avendo questa guerra nella nostra quotidianità, nel nostro binario, dalla spesa a come ci muoviamo, insomma, avevo necessità di, come fanno molti musicisti, poi alla fine scrivono per una sorta di equilibrio, riprendere un equilibrio, no? E quindi Paura e Pace un po' racconta questa necessità di immaginarsi in pace, cioè un po' come dire, no? La butto un po' perché mi piace essere anche un po' un po' leggero, però l'idea è: come facciamo a parlare di pace se nella maggior parte delle nostre vite, del nostro quotidiano, siamo incasinatissimi? Parole sante, assolutamente. Allora, sai, uno fa sempre l'intervista di geopolitico piuttosto che al politico di turno, piuttosto che all'intellettuale, insomma. Però poi se ti fermi un attimino a parlare, a pensare a questa cosa, dici: ma in effetti come posso pretendere la pace altrove se nel mio quotidiano faccio fatica? Allora, insomma, io da qualche anno uso, come tantissimi ormai, perché siamo in tanti che utilizziamo la meditazione come strumento di riposo della mente. È un antidoto, praticamente. Sì, penso che sia l'antidoto più efficace che la società moderna possa utilizzare per disinnescare dei disincanti incredibili. Cioè, sai, col senno di poi, ormai, insomma, ho la mia età, non è che sono vecchio, però insomma un po' di esperienza ce l'ho, una figlia, insomma, ho già 20 anni di musica alle spalle, quindi di lavoro, insomma, mi rendo conto che la nostra società è costruita, no, un po' con questi sacchetti che si regalano alla Befana, no, dove tu non sai che cosa c'è, ti danno il sacchettino, lo spacchetti, però è un... quello che ci trovi dentro è sempre una roba, non ci trovi il carbone, nel senso che siamo pieni di illusioni, siamo pieni di cose, potremmo vivere veramente sereni con molto poco, con molto meno. Mi piace molto proprio questo,
questo clima che si crea ascoltando il brano, no? Supportato anche da un video che regala proprio queste panoramiche meravigliose. Ma lo sai che la mia terra è bella. Beh. La metà della mia vita sono in Lombardia, qui insomma sono anche lombardo, possiamo dire, però la mia terra, devo dire che tira fuori due o tre cosette, non sono male. Ho voluto proprio prendere quelle che secondo noi sono state, erano, diciamo, i luoghi che potevano in qualche modo suggestionare al meglio, dando questa sensazione di spazialità, di arte, perché poi abbiamo ripreso il Creto di Burri. E insomma, per farla breve, la perla lì è la presenza di mia figlia Emma. È quello che è il valore aggiunto. Ma più ormai è cresciuta una ragazza, insomma, e io sono stato veramente molto molto contento di averla nel video, perché tanto ha scelto di farlo. Sai, quando si è piccoli fai la ripresa del bambino, il pargo non ne capisce niente, via. Invece adesso è cresciuta, più ma ti andrebbe di fare questa cosa? Tu scegli l'outfit, scegli quello come vuoi muoverti, la direzione, il senso del video è un po' un voler cercare sempre una rilettura di Paura e Pace, no? Noi abbiamo i nostri giovani che sono molto lontani da noi, sono proprio anni luce, per quanto noi possiamo cercare di stare al passo, però è un po' difficile. E quindi l'idea è, visto che loro stanno andando molto veloci e hanno avuto, stanno avendo un'adolescenza molto complicata. Sì, assolutamente. Fare discussioni, capire, cercare di comprendere con la logica non ha molto senso. L'unica cosa è gettare un ponte col cuore e dire: amore mio, io mi fido di te, cerco di sostenerti, di aiutarti. Come posso? Ti porto il bianco. Allora, oltre all'augurio di un in bocca al lupo, ti auguriamo di rimanere a galla, così ci sentiamo un po' più spesso. Ivan, è stato un grande piacere. Grazie Paolo, piacere mio, veramente. A presto, ciao.